Trovati amici, nuova puntata di Dietro Die, siamo a Cagliari e siamo in compagnia del direttore della scuola civica di Cagliari, siamo con il dottor Luigi Pudu, buongiorno. Buongiorno a tutti. A parlare di musica, quindi come si vive la musica qui a Cagliari? Allora, noi, la nostra realtà, quella della scuola civica di musica del comune di Cagliari, è una realtà che esiste oramai da 12 anni. Diciamo che lo scenario dal 97 a oggi è cambiato radicalmente con questa iniziativa a livello regionale delle scuole civiche di musica, che nasce da una legge, la numero 28, approvata appunto nel 1997, e che ha mutato un po' gli scenari, perché se prima esistevano solo due conservatori, uno a Cagliari e uno a Sassari, oggi ci sono 31 scuole civiche di musica in tutta l'isola che hanno un bacino di utenti di oltre 6.000 allievi. Quindi questo è un risultato sicuramente importante, perché mentre prima chi voleva studiare musica doveva affrontare delle spese ingenti, ora può sicuramente coltivare la sua passione, e approfondire anche lo studio di uno strumento o del canto a prezzi sicuramente molto accessibili anche a quelle classi di famiglie che non hanno redditi molto elevati. Ma cosa è cambiato in tutti questi anni intorno alla musica? Si parla spesso, anche grazie alla televisione, forse di più spazi per i giovani, ma più spazi per i giovani poi significa forse meno professionalità? Ma il panorama è molto variegato, la TV si vede di tutto e di più, ci sono sia i talenti, ci sono anche i professionisti, ci sono gli appassionati, ci sono i talent show, ci sono una gamma molto variegata di trasmissioni. L'offerta è abbastanza ampia per un certo tipo di musica. Forse adesso in TV trova poco spazio la musica cosiddetta colta. Quella dotta, tra virgolette. Quella, chiamiamola tra virgolette, dotta, perché i palinsesti purtroppo televisivi non danno gli spazi di prima serata a questo genere musicale, ma soltanto gli spazi di fascia notturna o della primissima mattina. Questo sicuramente non fa molto bene alla musica. Ma perché succede tutto questo? Noi per esempio con Teleregione stiamo facendo un grande lavoro proprio anche riguardo a quella che è la cosiddetta musica dotta. Perché la televisione dà poco spazio a quel tipo di musica che poi insegna tanto? Questo non lo so, bisognerebbe chiederlo ai capi delle reti principali di Mediaset e della Rai, cosa hanno nelle loro programmazioni. Vedo che felicemente in Sardegna le trasmissioni televisive regionali fanno dei sacrifici, fanno degli sforzi per dare uno spazio significativo alla musica, qualunque essa sia, quella dotta, quella popolare, quella polifonica, quella moderna, e quindi questo è molto 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 apprezzabile. Speriamo che questo segnale, che parte dalla televisione, dalle emittenti regionali, possa essere raccolto chissà quando o dalle reti più importanti, quelle con i grandi sponsor e con le grandi audience. Direttore, lei mi parlava, a proposito di musica e di cori, mi parlava di questa grande manifestazione che è Voci d'Europa e si svolge praticamente tra il centro e il nord Sardegna. Mi parlava di quanto siano importanti queste manifestazioni. Sì, beh, sicuramente la cultura polifonica è un elemento predominante, è un elemento molto importante anche nella formazione culturale dei giovani. Sono tantissimi i giovani e giovanissimi che si avvicinano al mondo della polifonia,
e Voci d'Europa è sicuramente una di quelle felici realtà nel panorama isolano che coniuga l'elemento polifonico, musicale e culturale in una rassegna internazionale di grande spessore. Tra l'altro si partirà proprio a fine agosto con questa manifestazione, quest'anno durerà un mese e toccherà circa 20-21 comuni. Cagliari non presenterà poi questa grande manifestazione, questa grande rassegna internazionale. Ma il problema è che c'è sempre un po' di campanilismo, forse ancora. Noi l'abbiamo superato da tempo e le collaborazioni col Nord Sardegna accadono molto spesso, ecco. Abbiamo una sinergia col Festival di Porto Rotondo, abbiamo una sinergia con Sassari, con l'associazione Lipsis e col suo festival, quindi da un punto di vista nostro come Scuola Civica di Musica il campanilismo non c'è più, forse in altri settori c'è ancora. Comunque la cultura polifonica nell'isola vanta sicuramente dei gruppi importanti e questo fa onore alla nostra terra. Grazie direttore, lo ricordiamo, siamo stati in compagnia di Luigi Puddu, direttore della Scuola Civica di Cagliari, la ringraziamo insomma, per essere stato nostro ospite. Grazie a voi dello spazio e del vostro lavoro per la promozione della musica.